dunque, ieri sera, come dire, non c'è stato tempo per vedere la presentazione del nuovo set di pentole natalizie da parte del nostro meraviglioso Presidente del Consiglio. Abbiamo recuperato, insomma, adesso, se capito bene o male, qualcosina di queste nuove prescrizioni, restrizioni, chiamatele come volete. Diciamo sostanzialmente che per i giorni prefestivi, festivi, feriali, nuziali, presbiteriali, tutto quello che volete voi, insomma, diciamo ci sono una serie di regole da seguire, ovviamente se siete pecore, se non siete pecore, ve ne potete sbattere bellamente la minchia e andare in giro tranquillamente dove volete, soprattutto io direi i giorni tipo il 27, se volete fare perché gli altri giorni sei già abituato a stare a casa, quindi non è che ci volesse molto. 27 secondo me è il giorno giusto, siccome c'è la prescrizione, proprio per farglielo apposta e per fargli capire, insomma, che le minchiate sono minchiate. Quindi. Ma diciamo che l'oggetto di questa nostra nuova, così infornata di chiacchiere in libertà, in realtà sono altre questioni, questa è decisamente trascurabile, insomma, cosa devi fare? Tanto, Natale di merda doveva essere, Natale di merda sarà, quindi non c'è nessun problema. In particolare, intanto guardo in alto perché c'è il gobbo, non è un fratello juventino ma è un pezzo di carta. Dunque abbiamo un argomento molto interessante, con un consiglio di andare a seguire il canale Rumble, perché c'è questo nuovo social, nuovo, si fa per dire, insomma, è già un po' di tempo che c'è. Diciamo che per il momento sarebbe apparentemente più libero rispetto a quello che è YouTube, che sappiamo ha iniziato a randellare pesantemente con le limitazioni, quindi basta non dire quello che fa piacere a loro e non si passa, noi stiamo parlando su YouTube, quindi tra poco comunque ci emigreremo anche noi nel nostro piccolo. Consiglio, il canale di questo giornalista di stanza negli Stati Uniti, per la precisione in Florida, Roberto Mazzoni, che sta dando un po' di informazioni supplementari sulle elezioni negli Stati Uniti, ma io voglio segnalarvi un altro video, secondo me molto interessante, che è quello sui social e per la precisione su Facebook. Riporta Mazzoni, proprio la parte, specifica dell'audizione di un ex di Facebook, Tim Kendall, che più o meno verso la fine di settembre è stato interpellato dalla Commissione Energia e Commercio degli Stati Uniti. Sotto, nelle informazioni extra sotto il video, trovate tutto, ci sono i link all'articolo originale di Business Insider, il link alla Commissione Energia e Commercio, dove trovate tutte le audizioni di quella giornata, sono più di 2 ore, ma in realtà sono circa 6 minuti. Quelli che interessano, poi nel video di Mazzoni la trovate. Molto interessante per un motivo, insomma, piuttosto semplice. Si parla del metodo utilizzato da Facebook per, diciamo così, costruirsi e poi fidelizzare l'utente. Molto interessante, chi come me ha un po' di esperienza lavorativa nel settore, queste cose le dovrebbe già conoscere. Però sai com'è, il marketing molti magari non lo frequentano e quindi secondo me è interessante anche per l'utente tipo quello che dice ma chi se ne frega, tanto a me lo uso. Due riflessioncine le facciamo. Per dirla in breve, per non dilungarmi troppo, si parla del parallelo, cioè del metodo che è stato utilizzato, preso in prestito dall'industria del tabacco, quindi dai produttori di sigarette a Facebook, praticamente la stessa cosa, molto molto interessante. Un'altra cosa invece è una segnalazione che vi vorrei fare. Segnalazione stampa, sono un paio. Allora, la prima, stampa tedesca, stampa italiana. E questa è una curiosità perché credo faccia capire come loro signori non ci vogliono far capire assolutamente una cippa di nulla di quello che succede in questo momento nel mondo. Handelsblatt, il Sole 24 Ore tedesco. Oggi è uscito con un reportage da Wuhan, quindi laddove tutto è iniziato, anche se poi tracce del SARS-CoV-2 sono state trovate dall'Università di Barcellona, nelle acque reflue di Barcellona, a marzo del 2019, ma la narrativa ufficiale noi non la tocchiamo perché altrimenti ci censurano il video e quindi tutto è nato a Wuhan.
ci mancherebbe altro. Giusto solo quasi un anno dopo, ma va bene. E dicevamo, reportage da Wuhan. Dunque, la giornalista è andata a intervistare un manager di un'azienda della città cinese che ha raccontato come è andata nel periodo peggiore. Ricordo che sotto poi trovate i link. E poi, nel proseguo dell'articolo, ci ha raccontato come stanno andando le cose adesso. La cosa mi ha un po' incuriosito perché proprio questa mattina hanno fatto girare alcuni video da Wuhan. Ricordate che quest'estate se ne andavano in piscina ammassati, distanza, ma chi se ne frega, tanto siamo a posto, non c'è più niente. E noi qui invece, ma bastardo, sei andato col bonus vacanze che ti ho fatto io, sei andato in ferie, bastardo, colpa tua, no, mica io che ti ho fatto il bonus. Beh, chiuso parentesi. Questa volta invece ci hanno fatto vedere questi video dove ci sono i ragazzi di Wuhan che vanno a fa serata, la cosa più normale del mondo per i ragazzi, la movida, quella che secondo Zaia ti doveva far finire in rianimazione, quella simpatica testa di cazzo. Però ovviamente non vorrei usare un linguaggio troppo tecnico per qualificare questi personaggi. Wuhan, quindi ci hanno fatto vedere questi video, ammassati, niente mascherine, tutto bello, ma passate, è finita. Reportage di Handelsblatt, l'esatto opposto, cioè il peggio è passato, diciamo, passano davanti al mercatino, quello della Fiera dell'Est, dove per 2 soldi un pipistrellino mio padre comprò e cominciò un casino dalla Madonna, ovviamente non è vero, ma va bene lo stesso. Chiuso questo momento, così per la cronaca, praticamente dice sì, è passata, non abbiamo, praticamente hanno avuto un caso a dicembre, ricordo che in tutta la Cina fino ad oggi in dicembre hanno avuto 1028 casi, se non erro. Un caso a Wuhan, 2 casi li hanno avuti qua, mi pare 3 mesi fa, praticamente 3 casi da giugno. Nonostante questo, però, dice il manager che se tu vai in giro a Wuhan li trovi tutti mascherati. Segnatevela bene, mascherati. Passiamo al messaggero. Allora ho detto, ma questo video che gira, che fanno vedere a noi italiani, vado a leggere il messaggero, ho preso il primo, si fa una ricerchina, vai, vai, Wuhan, reportage, balle varie, ta, è venuto fuori il messaggero. Secondo il messaggero invece era il contrario. Voi probabilmente lo vedete dietro di me, c'è un bel titolone con su scritto che la vita è ripresa come prima, come se nulla fosse, quasi come se nulla fosse, e niente più mascherine, niente distanza. Ora, a questo punto io mi domando, sono tante le ipotesi, per l'amor del cielo. Allora, i giornalisti di Handelsblatt hanno intervistato un abitante di Wuhan in Cina superiore, mentre invece quelli del Messaggero hanno intervistato abitanti di Wuhan di Cina inferiore. Peccato che Wuhan è una sola, e quindi. Però essendo una sola, le città cinesi sono enormi, potrebbero aver intervistato uno che vive in un quartiere particolarmente sfigato e gli altri invece in un quartiere particolarmente privilegiato. Insomma, c'è da capire. Oppure qualcuno mente delle volte. Comunque il risultato è ottenuto, non ci capiamo una beneamata minchia. Era giusto per darvi questa segnalazione. Se rimaniamo sempre in ambito giornalistico, ma questa è proprio un'inezia, però sai come sta qua, avendo quel piccolo ideale comunista vero, non pizzefichi come raccontano alcuni. Allora, la stampa, pardon, vediamo. Adesso non mi ricordo, no, Club Alfa, poi sono andato a trovare questa notizia su Club Alfa. Molto interessante, ci mancherebbe altro, è un personaggio fondamentale per i nostri tempi, ovviamente dimenticabile, tale John Elkann, The Robot, che ha scritto la letterina di Natale ai suoi dipendenti, di Fiat o se preferite FCA Italia, no? La letterina io mi sono fa, usato, ho usato veramente una grande violenza nei confronti del mio corpo, l'ho letta tutta. Se volete, sotto c'è il link, la potete leggere. Ma la cosa più interessante è l'incipit, è proprio il saluto. Cari colleghi, 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 una beneamata minchia. Scusate un attimo, adesso usiamo sempre un linguaggio tecnico, perché sennò poi ci censurano. Quindi. Ma colleghi, ora, va bene tutto nella vita, però sai, l'operaio, l'amministrativo, il. Ma anche volendo il manager, che non ce la fa neanche quello, colleghi. E va bene così, proprio i padroni sono abituati a prendere per il culo fino alla fine. Ma comunque andiamo a chiudere perché abbiamo ancora un paio di note a margine. Una è un mezzo annuncio perché può darsi anche che non ci riusciamo a farlo.
Iniziano questi premi di fine anno, no? Le solite minchiate a go-go per stabilire qual è la cosa migliore del 2020, hai voglia, ce n'è di roba, mica per scherzare. Noi stiamo lavorando sull'Oscar 2020 della redazione della Busnos and Television e secondo me se gliela facciamo, si sa mai, siamo in tanti, io e quindi insomma ci vorrà un po' di tempo, per fine anno potremmo avere la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020. Ultimissima cosa che volevo ricordare, così poco, è uscita questa notizia curiosa, ho visto che ne hanno già parlato in molti, praticamente sembra che, lo ricordate il vaccino russo, quello che non sia mai, cazzo l'hanno annunciato a agosto, troppo presto, no? Poi l'hanno annunciato ma dovevano ancora fare un po' di passaggi, in pratica sono arrivati insieme a tutti gli altri, sì, un po' prima hanno iniziato a vaccinare però, siamo lì. Pare che ci sia un accordo tra i russi e AstraZeneca, la nostra preferita, Oxford, Pomezia, per mettersi insieme, io non so adesso se faranno Panoramix, vaccino AstraZeneca, vaccino russo e patapam, abbiamo creato il vaccino che copre al 100%. Però delle volte è uscita fuori questa notizia molto interessante, vi ricordo che i russi erano quelli brutti, sporchi e cattivi, il vaccino dei russi corre. Cazzo che ce lo prendiamo perché è pericolosissimo, perché moriranno tutti, infatti non sta morendo nessuno, però a parte questo, puzza tanto di mossa politica ovviamente, no? Io sono un po' più maliziosetto, passatemela, sono tanto cattivo veramente, ho la sensazione che siccome questa qui è una baracconata mediatica globale, ve lo ricordo, ce l'hanno detto loro, non è che ve lo dico io, ce l'hanno detto loro. Ve lo ricordate il signor Schwab di cui ho parlato in uno dei miei ultimi video? Oh. C'ho qua uno dei suoi simpatici libri. L'ultimo che ha scritto si intitola testuale Grande Reset e Covid-19. Ora, Covid-19, lo volete chiamare cigno nero? Chiamatelo cigno nero. Lo volete chiamare acceleratore di particelle? Quello è. Serve in funzione del grande reset, punto e basta. Poi se vi vengono a raccontare che il grande reset non esiste, ragazzi, andate a incarcerare Schwab, che cazzo vi devo dire? È lui che lo dice, non è che sono io riporto, io faccio il pappagallino che riporta, anzi il cane da riporto. Detto questo, ho la netta sensazione che un paese come la Russia non si possa chiamare fuori da questo grande reset. Un paese come la Cina nemmeno, la Cina ci ha raccontato tante cazzate in quei mesi, gennaio, febbraio e marzo, ricordiamocelo bene, ma tante, non perché hanno sminuito, ma perché non ci hanno raccontato bene tutta la storia. C'è stata molta Hollywood in Cina, mettiamola così. Quindi ho la netta sensazione, vorrei ricordare che il signor Putin mi è leggermente amico di un personaggio che va verso i 100, forse li ha superati, tale Enrico Kissinger, che non è proprio l'ultimo dei pirla, no? Quindi non venite ma a raccontare che Putin è quello, il paladino degli altri, le cose. È la mia sensazione, per l'amor di Dio, io sono in malafede, ma io dico che sono tutti d'accordo. E questa mossa non va a far altro che andare proprio in quella direzione. Cioè, allora, il russo è cattivo, AstraZeneca già ci hanno avuto problemi, ma mettiamoli insieme, così dice, cazzo, più di così non te lo vuoi fare, no? Io già avevo proposto, se mi arrivano a puntare un mitra in testa che mi obbligano per forza, voglio fare quello russo, così, per sport. Adesso mi fregano perché li mischiano. Questo sarà un bel problema, veramente una bella problematica. In ogni caso volevo segnalare questa cosa perché ho già visto che se ne parla. Secondo me, come dire, dovremmo aggiungere un'ipotesi. Così, è un'ipotesi che faccio io, potrebbe essere sbagliato, per l'amor di Dio, 99 su 100 non la piglio, però secondo me sono tutti d'accordo, poi fate voi. È perché il reset è globale, non è che tu facciamo il reset globale, la Russia se ne sta per i cazzi suoi. Ma dove la vedi sta roba qua? Su via. Sono andati a rompere i coglioni anche a San Marino e vuoi che non ci sia dentro la Russia. Ma dai, su. Ultimissima cosa, no, l'abbiamo già detta, quella degli Oscar. Me l'ero messa per ultima, ho fatto un po' di casino, non c'è problema. Ricordandovi quindi che veramente sono molto orgoglione di aver parlato per l'ennesima volta della carteggenica montante, insomma, sempre di più. Se abbiamo passato i 450 atti amministrativi, ma roba eccezionale, veramente. Questa volta però è decreto, c'è il decreto legge, è il decreto Natale, è il decretino Natale, proprio meraviglioso. Quindi. Non ne parliamo oltre perché ho detto è trascurabile,
La risposta a queste cose, ragazzi, ci potete girare intorno quando volete, è disobbedienza. Quindi tu mi dici che io non lo devo fare, non fai te Pino la lavatrice, tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio. Tu mi dici quello che devo fare e io non lo faccio. Aggiungete il non, è semplice. Porca caccia, la miseria. E prendetele queste multe, io non sono ancora riuscito a prenderla. Ci provo ancora, poi prima o poi ce la farò. Comunque, andatevi a cagare un attimo. Però ricordate che siamo tutti colleghi, come dice il buon John Elkann. Poi c'è giusto quella piccola, ma proprio piccola differenza di qualche mille miliardesimo, no, tra noi e lui, però siamo tutti uguali.